Un titolo mondiale, un europeo, una tappa della Eurocup dei Laser, vari titoli italiani, risultati che confermano la buona salute dei velisti bresciani. Il tutto in una stagione difficile e dimezzata a causa il Covid. Kai Pirigna di Martin Reintrens della Fradia Villa di Renzano è campione del mondo dei Majors 32 sul mare della Sardegna. Nell'equipaggio c'era anche il team manager clarense Francesco Rubagotti. Il vecchio continente premia a sua volta i veterani dell'Asso 99 di Asterisco, armatore Pier Giorgio Zamboni e timoniere Pierluigi Omboni, entrambi portacolori del Circolo Villagarniano. La tappa svizzera della Eurocup dei Grandmaster di over 60 del singolo laser è di Beppe Cavalli del Circolo Vela di Garniano, con appena dietro Roberto Bini del Vela Club di Campione. L'italiano protagonista premia i fratelli Marco e Paolo Cavallini del Circolo di Garniano con Gattone, mentre Spirito Libero di Claudio Bazzoli è terzo assoluto, primo tra i timonieri armatori. Nei Dolphin, il tricolore di Desenzano è di Baraimbo 2 degli armatori Serafina Zenorazzi, Francesco Imperadori con il timoniere Gio Pizzati. Negli Uffetti 22 c'è il salodiano Giorgio Zorzi dei Diavoli Rossi. Gli altri titoli nazionali sono del salodiano Carlo De Paoli Ambrosi con il singolo volante del Mott, Stefanini Borzani con il Fireball, i gemelli diversi, in verità solo fratelli, Fabio e Diego Larker della Canottieri Garda con lo skiff del 29R. Al Cico è arrivata la vittoria del salodiano Antonio Squizzato nel 2.4 del Parasporte e della desenzanese Ramazzotti nell'Ansa 2.02. Nel 470 mista, flotta che sarà olimpica da Parigi 2024, affermazione per il sebino Bruno Festo. Così nel 2020, ma ora siamo già nel 2021.